Paesi con tassazione worldwide. Che cos'è la tassazione worldwide? È il caso in cui il reddito complessivo, cioè ovunque guadagnato nel mondo, viene tassato all'interno di quella giurisdizione e ci devi pagare anche i contributi, cioè esattamente quello che avviene in Italia. In Italia tu tassi, sei tassato dallo Stato italiano su tutto quello che guadagni nel mondo, ci paghi anche i contributi. Esistono due normative e nei paesi con tassazione worldwide sono pressoché sempre presenti, quella delle CFC e quella dell'esterovestizione, del place of effective management, cioè è difficile in uno di questi paesi andarci a vivere e costituire una società all'estero senza che questa società all'estero venga tassata anch'essa per trasparenza in uno di questi paesi. Quindi il caso dell'Italia, rimango in Italia, apro una società in Inghilterra, quella società è tendenzialmente, se non hai fatto le cose per bene, considerata italiana perché lei la stai amministrando dall'Italia. Questo è un principio che vale, si chiama POEM, Place of Effective Management, cioè dove si trova l'effettiva amministrazione della società, che applicano quasi tutti i paesi che hanno questo tipo di tassazione worldwide. L'altro principio che pressoché tutti questi paesi applicano, soprattutto se all'interno dell'Unione Europea, è quello delle CFC, cioè delle Control Foreign Companies. Di nuovo, apro una società all'estero, magari ci metto anche un amministratore locale per evitare il problema di prima, quello del POEM, chiamiamolo anche esterovestizione per farlo capire immediatamente, ma questa regola, quella delle CFC, ti dice che se questa società è un puro artificio fiscale, quindi l'hai costituita tendenzialmente per non pagarci le tasse, a determinate condizioni il reddito di questa società costituita all'estero è tassato per trasparenza all'interno della giurisdizione nella quale invece tu hai preso la residenza fiscale. Quindi queste sono le due regole fondamentali da smarcare se mi interessa uno dei paesi con tassazione worldwide. Il pro è che sono adatte per persone anche con reddito non elevato, quindi per imprenditori, diciamo, che fatturano anche sotto i 100K, ma da 100K a 500K all'anno, sono giurisdizioni che potete prendere in considerazione, quindi anche se non fatturate milioni di euro. Molte hanno anche dei regimi agevolati per la tassazione dei lavoratori dipendenti, quindi non hanno il costo del lavoro bulgaro, evidentemente non è il costo del lavoro che trovate in Italia. Anche la Romania, tra l'altro, non è in questo elenco. Attenzione, di nuovo lo ripeto, questo è un elenco a titolo esemplificativo, a titolo illustrativo, ma non sono i paesi migliori in assoluto. L'altro pro è che l'immigrazione è molto semplice, perché proprio per il tipo di tassazione che hanno, cioè, come dire, sono paesi piuttosto solidi, con debito pubblico contenuto, quindi l'immigrazione è piuttosto semplice, non sono particolarmente attenti alla politica immigratoria. Vi faccio un esempio così capiamo, entriamo già nel vivo della pianificazione fiscale personale. Per esempio, il Montenegro vi tassa con un'aliquota, una flat tax che può essere del 9 o del 13%, e tendenzialmente la residenza fiscale è acquisibile tramite un investimento immobiliare. Le case non costano tantissimo in Montenegro, quindi io da un giorno all'altro compro una casa, prendo la residenza fiscale in Montenegro, rispetto alle regole italiane, ho portato la mia tassazione dal 50% italiano al 9% montenegrino. Non è più difficile di così. Intanto il Montenegro è, come dire, un paese particolarmente bello, e faccio anche un po' da gente di viaggio, ok? Quindi non è davvero più difficile di così. Ha una regola CFC molto semplice da arginare, per cui si può anche andare in Montenegro e avere società all'estero. Pianificazione fiscale è pressoché fatta se non avete un business particolarmente complesso. L'Andorra è interessante, vi permette di essere tassati sui redditi personali tendenzialmente con un'aliquota del 10%. Attenzione che per prendere la residenza fiscale in Andorra bisogna rientrare in una delle quattro categorie previste dal governo andorriano, che vanno da A a D, la A, la B, la C e la D. Ciascuna di queste quattro categorie vi richiede un deposito temporaneo, appunto un deposito e non un investimento, che può andare dai 15 ai 50 mila euro, che poi vi ridanno nel momento in cui dovesse abbandonare il paese. È molto interessante, in realtà sta cercando di entrare in Unione Europea, vedremo che succederà. Fino a qualche anno fa non erano neanche tassati i redditi, oggi purtroppo con la pressione, perché siamo in piena Europa, della Commissione Europea, l'aliquota è salita al 10%. In realtà ci sono dei vantaggi enormi, per cui questo 10% è semplicemente nominale, ma il tax rate effettivo vi direi che non sale oltre il 4-5% a livello personale.
Per chi può essere utile l'Andorra? L'Andorra è utile per chi fa affari con l'Unione Europea, perché anche se sei fuori dall'Unione Europea sei a ridosso di Francia e Spagna. Quindi può essere utile, per esempio, se hai un Amazon FBA in Europa e in Andorra ti apri la tua holding. Quindi con la holding ti gestisci uno più Amazon F più società di Amazon FBA in giro per l'Europa. Il dividendo di entrata non è tassato, a livello personale è tassato solo il 10%, perdonatemi, in realtà quando se distribuisci il dividendo non vieni tassato, se distribuisci lo stipendio vieni tassato al 10%. Quindi in realtà c'è la possibilità, come dire, di fare affari con l'estero, di portare la propria tassazione a zero. Quindi io Andorra la prenderei molto in considerazione, soprattutto perché ad oggi non esiste un trattato contro le doppie imposizioni con l'Italia, quindi anche a livello di scambio di informazioni la situazione è piuttosto agevole. È chiaro che è un piccolo villaggio sui Pirenei, quindi insomma non è proprio il massimo per la vita sociale, per questo vi dicevo che cosa state cercando, la massimizzazione del risparmio fiscale, volete andarci a vivere con la propria famiglia perché l'istruzione è ottima e non avete bisogno di girare tanto, allora Andorra prendetela in considerazione. Se però, come dire, avete intenzione di girare il mondo, allora magari l'Andorra non è il posto che fa per voi. L'Estonia, lo vedremo dopo, è uno oggi dei paesi più interessanti, secondo me, a livello personale, perché di questo che si sta tassando, ti tassa sui redditi ovunque prodotti. In realtà il sistema è migrato verso una tassazione parzialmente territoriale, per cui oggi a livello personale tu in Estonia vieni tassato con un'aliquota fissa del 20%. Se però, e questo per il mio consiglio, vai in Estonia, apri una società in Estonia, vieni tassato soltanto a livello societario. Quindi io mi trasferisco in Estonia, apro la mia società in Estonia, la mia società in Estonia viene tassata al 20% al momento di erogazione del dividendo nei confronti di me, persona fisica, socio che mi vado a prendere il dividendo, a quel punto non sei più tassato. Quindi è un'unica tassazione del 20% sullo stesso reddito che non è da sottovalutare. Quindi residenza fiscale in Estonia, anche oggi lo consiglio, è senza dubbio uno dei paesi migliori. La Slovacchia è interessante per se il tuo mercato principale è il Brasile, perché ci sono il Brasile e o l'Austria, perché i trattati contro le doppie imposizioni agevolano questo tipo di business. L'isola di Man è interessante per chi ha dei patrimoni particolarmente elevati, quindi a livello personale, perché non ci sono imposte sulle tassazioni, sulle successioni e sulle donazioni. La Svizzera, secondo me, ha senso se fatturi più di 500.000 euro, perché è vero che a livello personale, a seconda del cantone, la tua tassazione personale può variare dal 19 al 21%, però come dire, la vita è particolarmente cara, quindi anche l'assicurazione sanitaria è particolarmente cara. La locazione banalmente di una casa vi costa un bel po' di soldini. Quindi la Svizzera è interessante, ovviamente, perché sei in Italia, soprattutto se vai nella Svizzera di cinese, quindi fai quello che Monza e Brianza hanno fatto negli ultimi 30 anni. Obiettivamente può avere senso, soprattutto se riesci a fare il transfrontaliero, cioè la Svizzera prendila in considerazione, però prendila in considerazione per redditi elevati. Quindi non pensiamo che con un fatturato di 60-70 mila euro andare a vivere in Svizzera, perché non ce lo possiamo permettere. La Bulgaria è interessante perché hanno una flat tax a livello societario, ma anche a livello personale del 10%. Oggi c'è un grosso problema in Bulgaria, in generale in tutto il mondo, ma these days, in questi giorni tendenzialmente soprattutto in Bulgaria, per l'apertura di conti correnti. Quindi 2019 fanno tanti problemi a livello di conto corrente, non rilasciano, se le cose non sono fatte per bene e se non vivi davvero in Bulgaria per più di 183 giorni, sei in grado di dimostrarlo, non ti rilasciano il tax certificate. Se non ti rilasciano il tax certificate, molto probabilmente la banca non ti apre il conto corrente. Ok, il tax certificate, qua faccio una piccola digressione, è fondamentale, è l'elemento, il documento principe che vi serve nel momento in cui spostate la vostra residenza fiscale in un altro paese, perché è la prova principe da esibire nei confronti dell'Agenzia delle Entrate in caso di accertamento. È per questo che se io me ne vado a Dubai e poi non ci vivo su base continuativa, Dubai non mi lascia il tax certificate perché non sono in grado di dimostrare con le prove che vivevo veramente lì. Tutti i paesi funzionano così, quindi adesso siamo partiti dalla Bulgaria, sono ritornato un attimino a quello che vi dicevo prima di Dubai. La differenza tra Dubai e la Bulgaria qual è? Che Dubai è blacklist, quindi se tu non sei in grado di esibire un tax certificate all'Agenzia delle Entrate sono cazzi tuoi. La Bulgaria è whitelist, quindi magari se non riesco a produrre un tax certificate, l'agenzia comunque è lei che comunque deve dimostrarmi che io vivo
in Italia e non all'estero, e quindi la situazione si fa un po' più semplice per me.